Ok, ora potete evitare di urlare, per favore? Qua si deve fare Sì, live. lo so, bro. Allora. Sono qua. Yes, bro. Yes, bro. Ma sei già in live? Don't worry, Ho bro. detto prima che l'ho avviata. Sì, ma nel senso prima pensavo avessi messo i 5 minuti soliti prima di iniziare E la infatti live. l'ha messo. L'ha messo. Ma hai iniziato adesso? E questa è la domanda. Sì, aveva già iniziato prima. Ma aveva iniziato, ma aveva messo i 5 minuti. Io voglio sapere se adesso ci Sono si passati 5 minuti, sente. Bea. Non lo so. Sì, Sì, ci sì. sono 6 minuti di Allora, live, ragazzi, quindi prima sì. di iniziare mi faccio la mia scorpacciata del mio tagliere, insomma. Sì, ah, parole tue. In realtà sono abbastanza bloccato attualmente. Cioè, nel senso, dall'ultima volta mi sembra che non mi ricordavo cosa dovevo fare. Ero bloccato in una zona. C'è con noi Luca. Salve. Luca Andolfo. Luca Andalololfo. Oggi sono qui per commentare e non commentare, farmi i cazzi miei anche. Potrei partecipare a un duo Un culo. in live, è un culo. Pare streaming solo. Seguitemi, seguitemi su Twitter, non ho manco l'account, ma seguitemi su Twitter, anzi no, su X. 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 Cos'è X? È Twitter. Twitter, Bea. Ah, come Madonna, so ma te sul Twitter? mondo, te il No, è mondo Twitter. proprio non. Ma io non ho X mai non ci avuto vivi. Twitter. Il Ma nome che ha dato non Elon Musk a ho mai avuto. No, no, Elon Maschio. Elon Maschio Citazione di a Scottex. Twitter dopo averlo comprato. Io boh, sono senza parole. Comunque è bello che hai presentato Luca e non me. Grazie, Vabbè, ma te Te ci ti si sei quasi conosce già. sempre No, c'eri già in anche dall'ultima live. live, quindi. E No, l'ultima volta ci sono stata solo alla fine. quindi c'eri! Vabbè, stream anche qua su Discord, per No, favore. voglio evitare di Dai. laggare. Ma c'è la live! Ma mi si blocca! Allora, tu adesso apri una pagina di Google Chrome e poi apri la live. Qui. Ok? Punto. Di Google No, Chrome. aspetta, no, se no, boh, faccio così. Ecco, bravo Luca, streama la tua. Beh, hai il mio account Instagram, giusto? No, lo so. Guarda. Forse. Aspetta. La pelle del salame che non si stacca. Allora. No, non ce l'ho. Vabbè. Mi dispiace. Vuoi ti hackerò io al momento e ti dico entro io. Guarda, non parlare di hackeraggio. Con tutte quelle che gli sono successe. Una sola. Luca lo sa meglio di tutti. È stato il primo lui. Il Purtroppo, sì. primo a rendersene conto. Ma te a chi te lo ricordi? Cioè, a chi, scusa, beh, lo sai? Io me ne ricordo due addirittura. Se Una di Steam, una di Instagram. la seconda allora l'hai creato te. Ma scusa, una era di Steam e una non era di Instagram. Ho appena detto una di Steam, una di Instagram. Sembra che non. Sembra che tu mi hai mutato su Discord, Bea. Ah, io ne so solo una che è quella di Instagram. Quella di Steam non me la ricordavo o non la so. Comunque, Luca, puoi smettere di streamare, ho aperto Twitch. Così faccio da. Io picchierò un sacco da box pensando a te. Scusa Ok? Luca, ma tu Così faccio da cioè tu moderatore. stavi streamando il mio streaming? Su
su, no, su Twitch, su, su Discord. Eh? Su di. Attacca Bluetooth dal tuo telefono. Non ce l'ho. Funziona a Redmi. Perché le cuffie provano a connettersi. Cosa ridi? Niente. Niente. Ha letto il mio messaggio. Tocca tutto capo. Ma là, Luca. Io boh. Dai, posso iniziare? E inizia, stiamo aspettando te. Oh sì, start, dai. Prego. E la madò. Dunque. No, perché c'ho Sea of Thieves installato? Caro Leon. Allora. Richieste. Distruggi un alieno blu di infestazione. Potrei fare una live su Sekiro un giorno. Ho letto Spinello. Quali sono i punti di interesse? Obiettivo intermedio. Lucchetto con combinazione. Ma non ce l'ho. Cassetto chiuso. Tesoro. Ma il cassetto chiuso non posso aprirlo con le piccole chiavi che ho trovato qua e là. Ah, è lì, ok. Devo fare il giro. Ah no, qua avevo aperto. Però. Ok, sì. Aspettate. Cov'è? Allora, quindi ci sono dei tesori combinabili e se li unisco alle gemme mi danno più soldi di quanti me ne... mi danno più soldi di quanti me ne darebbero normalmente. Buono. Bene. No. Dai, ma non perché mi devi prendere sempre in giro? Perché ti sento lontano e fai ridere. Una cazzo di grotta, sì, attacca le cuffie. Cos'è che sono? Sei in una cazzo di grotta. Vai a prendere il legno, Luca, vai. È un insulto, un invito, un insulto. Una minaccia. Evita, Bea. Bea, siamo in streaming. Stiamo streamando per dei bambini al di sotto dei 18 anni. Quindi dobbiamo portare rispetto alle divinità altrui. Ah, non posso metterci gli smeraldi. Non ho insultato nessuna divinità, infatti. Sento casino dal microfono di qualcuno. Ebbene. Io neanche ce l'ho il microfono. Ho il microfono. Come stai parlando, Bea? O quello del computer. Quindi i tre rubini rossi sopra la maschera mi fanno guadagnare in totale 19.000 pesetas. Ok, interessante. E a cosa servono i soldi? A comprare. Cosa? Non l'avrei mai detto. Armi. È stato un ottimo affare. Che servono i soldi? Compra. Lancia frecce, vabbè, l'SRM non mi interessa adesso. Voglio potenziare la pistola. Una scelta facile, amico. Potenza. Che te ne pare, amico? Un esperto come te dovrebbe notare. Velocità di ricarica. Probabilmente sì. No, forse capacità. Velocità di ricarica. Sei impressionato, vero? Dai, anche cadenza di tiro. E a sto punto falle tutte. Sto
Le ho già fatte tutte. Lo so, ma io vado in ritardo, ti ricordo. Col fucile a pompa... Boh. No, però lo lascio così. Non c'è il mirino laser per la pistola? No. Ma cosa ne sai? Perché non provi io so una tutto. Nuova arma, straniero. Potrebbe salvarti la vita. Ti serve nient'altro? Una pistola con grande capacità perforante e rincoloridotto. Ci siamo procurati tutte queste rarità. Torna presto a trovarci. Ok. Torniamo di qua. What is love? Akis love. Baby Kamobi. Non ho tanti colpi di pistola. Me ne creo un po'. Lì c'è la roba. Non ho capito come dovrei andare lì. Ma non puoi saltare. No. Solo in alcuni... Ah, qua. Risorse, ok. Ok, baule. Zaffiro. Cioè, con un calcio hai tirato giù due bauli. Due barili. Poi qui mi segna che c'è un tesoro. Non so dove. Forse c'è da sparare a qualcosa. Però non vedo niente. A parte le trappole classiche che prendo sempre. Vabbè, andiamo avanti. Faccio la porta con lo stemma. Faccio questa simpatica foto. Cioè, obiettivo intermediario. Sia sopra. Questo avevo già letto. Questa è chiusa, se non mi ricordo male. Sì. Forse mi perdo qualcosa. Poi non sa bacco che mi gameplay. Forse è un enigma per la combinazione sotto. In venerazione del padrone, le persone hanno offerto in dono i loro possedimenti più preziosi. Dal vecchio contadino il grano più pregiato, dall'esile porcaro il maiale più robusto, dalla povera mendicante il suo amato bambino. Il padrone ha accettato questi doni con soddisfazione. Grano, maiale, bambino. No, che porcata.
C'è del grano, sì. Maiale. Maiale poi? Bambino. Bambino. Ah, ok, era easy. Sfera di cristallo. Credo sia da mettere su a questo punto. Un cristallo. Guarda, è bello il modello. È un cristallo levigato fino a diventare una sfera perfetta. Al suo interno sono visibili delle bolle d'aria. Oh oh. Cosa? C'è qualcosa. O qualcuno. No, per... ah no, aspetta, ci ho sbagliato. È un popper. Non so da dove sia uscito. Un armadio. Da sotto al letto. Cosa devo fare? Dovrò far uscire qualche forma. Devi allinearlo in modo che ricrei la forma che c'è dietro la sfera. Mi sembra ovvio. È così? No. Che palle, vedendolo in ritardo non riesco ad aiutarti per... È facile. Ah ok, fa ruotato tipo così. No. Così. Vai, Gin. Mamma mia, che casino. Mi si stanno storpiando gli occhi. Il lato è questo, secondo me. No, vedo che... Così. Dai, è giusto. Guarda, guarda. No, non è perfettamente... Così? Ah, ok. Fatto. Cronache del villaggio. Il clima ultimamente è strano. Il grano appassisce, le mucche dimagriscono. Da gente mostra segni della fame, è vero? Vado un attimo in bagno. È vero, ci mancano le risorse nei campi, ma bisogna obbedire incondizionatamente agli ordini di Lord Sattler. 30 persone morte di fame, 5 mucche verranno macellate, i patriarchi si riuniscono per scorteggiare altri 6 prescelti per Lord Sadler. Lord Sadler. Lord Sadler è il bambino che gli ha dato la vecchia. Altri 8 giorni, altri 4 giorni, altri 11 giorni. Data, non si sa. Due stranieri che si erano persi vagavano nel villaggio, li abbiamo portati all'altare per il rituale. Oggi non c'è bisogno di scorteggiare nessuno. Forse parla di chi cerchiamo noi. E questo sembra proprio Lord Sadler, che in realtà credo sia lo stesso che ci ha imprigionato prima. Beh, di sicuro non sembra una brava persona. Chiave con stemma. No, Leon, dove vai? C'era un'altra cosa. Eccolo qui. No, non so se sia lui. No, non sembra lui. Questo sembra
Aspetta. Oh, quella è Ada. L'ho riconosciuta dal vestito rosso. Quella è Ada, per forza. Ada Wong. Ah, se ne va così? Alla Pyramid Head. Dono nel mio sangue. Ok, un altro capitolo. In realtà ancora non ho depositato niente, però effettivamente posiamo un po' di cose. Perché depositi il coltello? Perché è rotto. Perché non posso usare le munizioni? Penso che puoi posare le munizioni solo se posi la loro arma. Andiamo avanti. Oh. Mi do a conduno. Ada chi è per lui? Informazioni su Luis Serra. Sembra facesse il ricercatore per l'Umbrella. Umbrella? Avrei dovuto lasciarlo marcire in quel sacco. Ti invio tutti i dettagli. Da un'occhiata, ma Aquila Reale è la priorità. Ricevuto. Mi dirigo verso la chiesa. Condor 1, chiudo. Ada era un agente che abbiamo incontrato in Resident Evil 2, che nel quale si sono lasciati in sospeso delle cose e non era semplicemente sparita dopo un tot di tempo. E adesso si è ripresentata. Anche se ma tra loro due c'è un... Dimmi. Tra loro due c'è un rapporto, cioè sono qualcosa insieme o no? O no. Sono solo due persone che si conoscono? No, al massimo Claire e lui sono qualcosa, se proprio devi fantasticare. Ma non ho fantasticato, ho fatto no, una domanda. No, ma non tu, è un esempio. C'erano altre porte da aprire con questo stemma, per caso? Evidentemente no. Madonna, si sta facendo notte. Oh, cos'è? Oh, un lupo. Anche tu, eh? Ah, è intrappolato. Vabbè, liberiamolo. Fai attenzione, amico. È ferito. Già. Però l'abbiamo usato. Bello questo tempo, cioè questo momento della giornata. Il tramonto? È un tramonto un po' particolare. Perché? Non so, non è un tramonto qualsiasi. Brutta storia. Aspetta, fammi alzare il volume. Mamma mia, sento il vento su di me, sulla tempia proprio. Tra l'altro riconosco anche dei rumori di fondo che sono usati anche nelle caverne di The Forest. È proprio lo stesso rumore di fondo. Questo si sente appena e bisogna giocare per rendersene conto, sia questo che a The Forest, però è lo stesso rumore di fondo. Oh. Io non lo sento e non sento neanche i loro dialoghi. Se non sento te doppio, e me anche. Shh.
Che silenzio. Beh, puoi metterti il microfono. Se ti si sente male, piuttosto rimetti così. Cioè, più che altro, però, davvero, con il microfono del computer, cioè, si sente ogni tuo minimo spostamento. Non mi sto muovendo. Poi, e qual è? In che senso qual è? È che non so qual è il... Cosa? Quello delle cuffie. Dimmi i nomi. Default speak headphone... Realtek autoparlanti pro. Autoparlanti pro ce l'ho già. Ma altoparlanti non è microfono, Bea. Ora. Ok, ora ti sento bene. Yeah. Aspetta che ti alzo un po' il volume. Ok. Intanto lì c'è un corvo che ucciderò. Ma perché? Perché mi droppa cose. Tipo polvere da sparo. Normalissimo. Anche qui un altro punto dove si può salire in due. Oh. Qua c'è un cancello aperto. Ok, un cassetto chiuso, possiamo aprire con la piccola chiave. Bussola d'epoca, sarà un tesoro? Sì. Mantenuta in buone condizioni per tutti questi anni. Bella, bella. Non si può passare. Oh. Perché è così calma questa zona? Vado. Oh, tutte. Io non penso. Penso di star facendo. L'hanno messo un achievement. Prendi tutte le trappole d'orso. Perché tutte le sto prendendo. Non ce n'è una che ho mancato. Niente, qui è chiuso. Forse dovresti fare più attenzione. Oddio. Lupi. Ma i lupi non sono bravi, li hai salvati. Non mi sembrano tanto bravi. Io non lo vedo. E mi sembrano, non mi sembrano neanche dei lupi normali. Ho già risposto. Vai, vi aspetto. Che brutti. E quanta vita hanno. Oh. No, no, la gente no. Sfondiamo, sfondiamo. Oh, qua c'è una bomba. Meno male che l'ho vista. Oddio. Sì, il forastero. Sono scivolato. Ma non è vero. Cosa non è vero? Che sono scivolato. Ma non ho più coltelli.
Cosa? Niente, vedo il ritardo, io vedo i tizi che ti appaiono. Non mi ricordavo. Oh, questo forastero, basta. Sì, sono un forastero. Mi avevate già visto prima. Niente male, vero? Finito? No. Non ho il coltello, quella lo uccido dopo. Intanto entriamo qui e vediamo cosa ci aspetta. Ah, oh, cos'è? Oh! Un serpente! Ma un serpente era l'ultima cosa che mi aspettavo. Vipera. L'ho presa, è un oggetto. Ok, perché hai preso un serpente? Serpente maculato, di medie dimensioni. Commestibile dopo aver rimosso le ghiandole velenose. Può essere usato per ripristinare la salute. Certo, normalissimo. Va bene. Sempre più gotico, sempre più oscuro, sempre più tenebroso. Di nuovo lui. Illuminados 4-9 o 4-9, non so. Dormi bene e prospera, bambino caro. Mentre il tuo corpo cresce, le tue madri cuciranno nuovi indumenti apposta per te. Con 7 quintali di grano e mezzo bovino al giorno, sei già più grosso della tua culla. Prospera, bambino caro, per il bene dei tuoi fratelli e sorelle che non possono farlo. Va bene. Questo teschio gigante non promette bene. Che non so cosa aspettarmi. Il medico mi sta riempiendo di roba. Ho un po' di novità che potrebbero stuzzicare. Ciao mercante, ti sei teletrasportato. Stanco di stare sempre senza munizioni? Allora io ho quello che fa per te. Il lanciafrecce è la vera rivoluzione. Anche dopo averle scoccate puoi recuperare, riuscire e riusare le frecce all'infinito. Inoltre ricordati di comprare il progetto frecce per trasformare in frecce i coltelli extra. Le munizioni non saranno più un problema. E non è tutto, puoi dotare le frecce di mine adesive. Per far diventare la tua arma un lanciamine. Spara a un nemico per causare un'esplosione immediata o a una superficie per piazzare una mina di prossimità. Perderai la freccia, ma ne sarà valsa la pena. Ok, allora forse ho voglia di comprarla adesso. L'odore della battaglia ti si è appiccicato addosso, amico. Benvenuto, ho delle rarità da offrirti, straniero. Articoli in offerta, le offerte sono valide solo nei capitoli in cui appaiono. Vabbè, allora lo prendo adesso il lanciafrecce, dai. Prima devi recuperare un po' di spazio. Non ce l'ho. Posso fare spazio? No. Allora. Ah, tra l'altro questo è nuovo. Perché non provi una nuova arma, straniero? Una mitragliatrice compatta con una cadenza di tiro elevata. Ma in realtà la mitraglietta non la voglio adesso. Allora, intanto prendo progetto frecce. Le informazioni hanno un prezzo al giorno d'oggi. E non ho già più soldi. Vabbè, posso vendere, vero. La bussola abbiamo. Aspetta, ma. Ah, vabbè, sì. Patacchio preziosi non fa differenza. Aspetta a noi, però. De grazie. Posso fare altro? Torna presto. Allora, cosa possiamo mandare al deposito? Al deposito. Cosa? Non... Boh. Non mi fa mandare... È pieno di cose che non mi fa mandare al deposito. Adesso mi invio al deposito. Sicuramente posso creare per risparmiare spazio.
facciamo delle frecce intanto. Che bello. Cosa? Ho trovato la schermata per i moderatori. Adesso posso fare i sondaggi, fare i pronostici. Sì. Prima non lo sapevo fare. Ah, ok, no, le posso mandare al deposito certe cose. Posso vedere anche chi... la gente che ti ha già aspettato in una tua... in una tua live. Arrivo subito. Ah no, questi sono gli oggetti che scarto. Ok, allora no. Non li voglio scartare io. Potrei levarmi la pistola. Tanto uso le frecce. Anzi, facciamo così. Ecco, giusto a trovarci. Benvenuto. Per comprare quest'arma ci vogliono tanti soldi. Paghi un gran fegato. Fai buon viaggio. Okay. Alir. E ce l'abbiamo. Guess who's back again? Fuckers. L3 attacco mina. Attacco un'ania. Un caro amico gravemente malato, vorrei potergli offrire un dono delle deliziose vipere prima che passi al mio migliore. C'è un incantatore di serpenti disposto ad aiutarmi. Richiesta: vendi 3 vipere, area non specificata. Ricompensa: 4 spinelli. Ok, allora me le tengo le vipere. E andiamo avanti. La chiesa, ce l'ho fatta. Sì. Proviamo questo lanciafrette. Dai, ti ho preso in testa. Lancia patate. No, ho mancato male. Che vera di me. L'ho mancato. L'hai inviato. Ci ho copesciato. Un balestrone c'hai. Questa casa. Dalle palle. Lui con 2 frecce nell'occhio non muore. Lui, sempre lui, con un calcio muore. Sì, ovvio. Pelle, ok, che pelle. Calci di Leon sono potenti. Però, insomma. Però, minchia, hai una freccia nell'occhio. Di conseguenza ce l'hai nel cervello. Di conseguenza non dovresti essere esattamente vivo. Ma hey, sono zombie. Ma hey. Ok. Entriamo in questa dannata chiesa. E
alla PEC. Dio non apre le porte come Kratos. No, fra come su Dark Souls. È vero, anche. Anche su Dark Souls. La chiesa è sigillata. Già. E Aquila Reale? Negativo, ancora nulla. Ma di certo si sono preoccupati di chiudere bene. Capisco. Insomma, e posso anche immaginare perché l'abbiano fatto. Ah, lei si trova qui, è sicuro. Tipo, riuscirò a entrare. Condor 1, chiudo. Hai finito il tuo tagliere o c'è ancora della cibanza? No, ho finito. Ho preso due briciole di formaggio che c'erano. Hai fatto bene. Condor 1. Kangaroo. Ah, qua c'è una porta. Mappa. Mappa del lago. Uarogna provenie. Arogna provenie te dall'esterno. E Kincher a della ragazza. Kinjong-un. Trasferit la ichisa erstate innatas esa di ulteriori ordini dal nostro signore. Nel frattempo tenete. Assolutamente. Ah, non è dialetto, semplicemente mancano alcune lettere. Ok. Una rogna proviene dall'est, dall'esterno, e qui in cerca della ragazza, trasferitela in un chissà in chiesa e restate in attesa di ulteriori ordini dal nostro signore. Nel frattempo tenete ben chiusa la porta. La chiave sarà custodita nella caverna sul lato opposto del lago. Ok. Il mostro si occuperà dello stupido intruso. Ok. Il lago. Ok, bro. E qua c'è una botola. E qua c'è una. No, ma quanta gente. No, ma mi hanno seguito. Oddio. Vabbè, a questo punto poso la pistola, se tanto c'ho il lanciafiamme. Altro 12 follower, sono troppo famoso. No, vabbè, non me l'hai detto davvero. No, però non ci... Non, dai, stai mentendo. Non ci credo. No, infatti non ci credo. Ecco, vedi, te l'avevo detto. Esatto. Eliminiamo questa live di ben 2 minuti. Cos'è di quant'è? Tagliamo 30. No, dai, quella da 30 in su, vabbè. Che è sta roba? Ah, eccola. La tipa. Tenetela chiusa nella chiesa fino all'orario stabilito. Ok, foto di Ashley. Ah, qua c'è da usare la chiave. Qua nella botola si può entrare. Ho un po' paura. Sì. Ma andiamo. Fa una tornata. She is back! Ok. Quindi dobbiamo raggiungere una caverna nel quale ci sarà un mostro che si occuperà di noi. Gesù. E dovremo ucciderlo. No. Dovrei giocarci a brisco. E che tipo di mostro sarà? Lago. Dovrei giocare a briscola e fare un bel torneo. Arca miseria. No, troppa gente. Scendi Leon, scendi. Oh mio Dio, quanta roba. No. Forse ho fatto una cazzata a posare la pistola. Bravo. Granatina, tattica per voi. Eccola lì, perfetto. Ma perché bruciano quando muoiono? Brutta vecchia. Ahi va esso. No, aia. I badili esplosivi.
Sì, ma amore, non farti forconare. Ho capito, cosa vuoi da me? È forte. No! Sali, 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 sali. Sta prendendo fuoco tutto quanto. Lo so. Un altro. No! Ma, oh! No. Ma, Leon, non puoi farmi sti scherzi. Leon, salta! Ricarica, ricarica. Ma perché prende fuoco da sola la roba? Ma non è vero, ero sceso. Ok, curiamoci. Vediamo ste uova. Lui ti ha preso mentre scendevo. Dai, vieni giù. Vieni, vieni giù. Il fatto è talmente bene. Il gioco è fatto talmente bene che i zombie ti lanciano i forconi. Ti stai curando con delle uova? Sì. Curati. Io le fiamme. Sono senza parole. Usa le fiamme per curarti. No, con le fiamme. Aia, 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 aia. Scusa, sono scivolato. Basta, Leon, hai rotto le scatole con sta battuta, non fa ridere più. La prima volta forse sì. La seconda? La seconda no. Dov'è? Dov'è sto scemo? Eccolo. Colpito. Ma tu hai messo su Instagram la storia che sei in live? No, non ci voglio. Dai, amore, mettila. Dai, metti sta cazzo di storia mentre sei in live su TikTok, mentre, dai. Mentre sei Kiro in live? Niente. What did you say? Finiti? No. Finiti? Fanatic? Ti piacerebbe che fossero finiti, eh? No, invece, e invece mi sa che sono finiti. Per ora, per ora. Chi è? Ma chi? Ma chi? Oh, ragazzi, basta. Oh, calmati. Non salire a questa velocità. Oh. Ah, ma ha perso un braccio. Però. No, però, no, no, dovevo ricaricare. No, no, no. No. Amore, ti stanno uccidendo. Che devo fare? Esci da sto angolo, Leon. Che schifo. Qui esplodete. Mamma mia, come sto giocando male. Ma perché c'era del fumo rosso? Non lo so. Del fumo rosso? Mi è sembrato di vedere del fumo rosso. Dove? Mi è sembrato. Quando è esploso il barile di benzina. Non lo so. Mi è sembrato di vedere un gatto. No, era solo un'illusione. Oh, cazzo. Ti sei... Non esistono i gatti. Ma, ti sei sniffata la farina. Occhio, perché siamo nella caverna e qua... E perché sei andato nella caverna? E qua dobbiamo andare. Ole. No. Olero. Boom. Allora. Boom, c'ho una paura di cosa trovarmi davanti. Un bel trappolozzo e via. Tanto le prende tutte. Bravo. Bravo, complimenti. Sei fortissimo. Tuo gameplay è emozionante. Questo martello... Ah, ma ecco. È il martello di Thor. Oh mio Dio. Quanto è grosso. Ma nell'inquadratura non sembrava così grande. Appunto, era più piccolo. Ho detto, è alto come Leon. Addirittura, no, peggio. No, è più alto di Leon. Io l'ho battuta su di Kratos con Leon. Cioè, scherzavo. Cioè, io senso. Sono Kratos. E tu sei Kratos. C'è qualcuno disposto a suggerire quei medaglioni blu? Sono davvero dappertutto. Non ne sopporto più la vista. Richiesta di suggerire il medaglioni blu. Area, cava, allevamento pesci. Ricompensa spinale 4. Progressivo 0-5. Ok. Allevamento pesci? Evidentemente. Scusa. Aspetta. Fuoco. Sento ansimare. Ci sarà gente. Intanto corvi. Questa è un'arena palese. È un'arena dove dovrei
Allora. Eseguire la tua boss battle. No, ma aspetta, ricompensa Spinelli. Sì, è un tipo di gemma. Di Ma pietra. immagina quelli che se li fumano e Allora, giocare se questa con la. non è un'arena, allora io posso dire che io sono Dio. Ma Pieno di Dio, ma tu corvi, stai quindi. pieno di cancelli che si chiuderanno. E poi c'è un tizio che fa in sottofondo. Ma Dio non esiste. Va bene. Esatto. Quindi tu adesso ritiri tutto quello che hai detto. Non sta succedendo niente. Ma spara i corvi. Il sasso. Oh, no, lupi. Ah. Napoletani sono miei amici. Però non è una. Cioè non si è chiuso niente, quindi non è una re. La mia era una supposizione. La mia. E la mia era un'affermazione. Ah, chi te lo dice che non è un'arena che dovrai poi affrontare Mamma dopo? mia, quanto sono scarso. I Porbacco. bocconi. Ora la faccia bruttissima. Aia. Ha fatto la boa. Mi raccomando, non fatevi gli spinelli. Non fatevi i lupi. Vieni. È Bea, dimmi. qua Penso che dietro. sia abbastanza scontato quello che hai detto. Cioè, nel senso, non Stai scontato. zitto. Posso chiedervi un po' meno casino? Se vuoi me ne vado. No, no, no. Solo un po' meno. Allora, qua dietro c'è. Ma qua dietro cosa c'è? Azog Tocht, il dio dei cancelli. Scusa. Ci Non sarà lo il so. proprietario del martello. Scusa, ripetere no. Azotot. Ah, Zocco. Va bene, finché lui sta lì dietro, me. Guarda, me frega niente. Camado. Ok, un altro di questi simboli. Perché ovunque vado si sente lui? Sente un ululalato. Un ululalato. Ma io non dovevo raggiungere il lago. Boh. No. Non è chiuso. Ho sempre più l'impressione che sto andando all'inferno. Dante's Inferno? Oh. Fatti un bel Di nuovo regalino, il amico. mercante. Vabbè, ma. Sì, vabbè, ma ok che hai espanso il tuo mercato, però, cioè, guarda quanta roba c'è adesso. Una bella festa con tutte queste Mi armi. Sì. ascoltano. Dritta del mercante, soddisfatti o rimborsati. Invece di tenere le tue vecchie armi e raccogliere la polvere, perché non le vendi? Con i soldi ricavati puoi potenziare le armi che usi. Quando vendi un'arma che hai potenziato, riceverai indietro quasi tutti i soldi che ci avevi investito. Non c'è nessuna fregatura, amico. Facciamo il tifo per te. Benvenuto. Bene, che posso fare per te? Ma Questa è per te. i miei Questa è per articoli sono te. tutti di fattura eccellente, te l'assicuro. Va bene. Potenziamo. Se speri di sopravvivere lì fuori, devi potenziare la tua attrezzatura. Mettiamo la Sei capacità. impressionato, vero? La nostra maestria non lascia indifferenti. Il lanciafrecce in realtà è bello Le che tue non. armi sono in buone mani. Dai, Torna presto dal zitta! tuo varco. Ok. Il lanciafrecce in realtà è interessante. Ma il problema è che. Abbiamo solo il meglio del meglio. Sai stare zitto per un secondo? Uno. Ok. Dicevo. È figo, ma è figo solo perché non sprechi munizioni. Per il resto
la pistola banalmente è più potente e occupa anche meno spazio, quindi mi sa che me la riprendo. Sus. O lo vendo. Non lo so. Ma vende anche i proiettili, giusto? Che vuoi comprare? No, i proiettili non li vendo. Perché non provi una nuova? Se no sarebbe troppo facile. Potrebbe salvarti la vita. Nah. Beh, i giochi facili non ci piacciono. Puoi vendermi qualsiasi cosa, più o meno. Più o meno. Non so che risposta. Vabbè, andiamo così, va. Che ho tutti questi colpi di pistola? Ah, beh, perché li ho trovati fino adesso e non li usavo. Allora, qua si scende. Ma qui c'è un ascensore. È un ascensore di quelli proprio alla Resident Evil. Benvenuto, alla Resident Evil. Sia la tua prima volta al poligono di tiro. Poligono di tiro. C'è una sola regola. Spara tutti. Distributore a gettoni. Con 3 gettoni d'argento e d'oro puoi ottenere un ciondolo del distributore a gettoni. La modalità di ottenere un ciondolo d'oro aumenta una base di gettoni. Questo è un poligono, sì. Spara per battere i pirati e ottenere punteggi alti. Armi e munizioni sono illimitate ed è tutto gratis. In base al tuo punteggio otterrai dei gettoni che ti daranno la possibilità di vincere magnifici premi. Premi, scambia i gettoni con dei ciondoli a cosa non hanno distribuito i gettoni. Sono pieni di tesori che è impossibile trovare altrove. Ok. Ok, voglio provare. Un fucile può abbattere più obiettivi in un colpo solo. Tuttavia, la cadenza di tiro lascia un po' a desiderare. No, faccio pistola. 3, 2, vai, 1. Sono pronto. Via. Oh, fuoco amico straniero. Ti tocca penalizzarti, per quello mi spiace. Vai, sono pronto. Bella questa musica. Ah, quello giallo non l'ho colpito. Ah, finito? Boh, così veloce? Con la tastiera avrei fatto forse il doppio dei punti. Infatti voglio provare con la tastiera adesso. Vai, 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 vai. Fammi provare. Vai. Cioè col mouse più che con la tastiera. Ah, guarda, se vuoi mirare con la tastiera fai pure. Dai, dai. Ah, li ho presi tutti praticamente, ne ho mancato uno solo. No, due ne ho mancati. Ok. Proviamo col fucile. Ho preso quello da cecchino. Ok. C'è il mezz'ora per dire che carbo. Dai, Leon, veloce.
Ah, ok, c'è il collateral. Mamma mia che mira. Ok, è facilissimo, però. La partita è finita. Io non mi vanterei. Ne hai perso uno. Ne ho perso uno, sì. Oserei dire che ti abbiamo sottovalutato, amico. Ma già, tu sei bravissimo, non è giusto. Quindi mi ha dato dei gettoni. Presto, vai, proviamo a metterli. Gettoni d'argento. Cosa mi dà? Leader fanatico? Ciondoli, puoi cambiare i ciondoli tramite il menu, valigetta, rosso, qualsiasi macchina da scrivere. Salute ripristinata con le piante verdi più 10%. Ah, ok, servono effettivamente. Però devo essere alla macchina da scrivere, ok. Forse se gli metti delle monete tipo d'oro ti dà qualcosa di diverso. Sì, sicuramente. E come hai le monete d'oro? Facendo sempre più punti, più veloce, non lo so. Prendendoli tutti. Ok, quindi mettiamo il ciondolo. A sinistra, a destra, al centro, a destra. Ah, mi piace. Ricorda che sparare fa rima con giocare, straniero. Pezzo esagonale A. Una lastra di pietra esagonale decorata con un motivo particolare. Okay. Da qui. Ma scusa, ma sta valigetta dove cavolo la tieni? Ma infatti io non ho capito dove la tiene. Non. Oh, qua c'è un punto dove posso... il binocolo. Giù. Barca. Ok, non è lei. Cazzo. Cosa diavolo? What the fuck was that? Cosa ho visto? Ma io capisco le armi biologiche, ma quello è un mosasauro in tutto e per tutto. È un mosasauro. È il mostro di Loch Ness. È il mostro di Firenze. Quindi ho due posti dove andare. Posso andare qui oppure scendere dall'altra parte. Il carburante della barca è conservato insieme a quello del generatore interno del capanno di trattamento e dell'allevamento di pesci. Prendi solo quello che ti serve. Di qua. Ask bear. Madonna, quanti posti da vedere, Dio santo, perché è così enorme sto gioco? Guarda, non sono abituato. Non sono abituato. E cado, ovviamente. Perché non sei abituato? Dove sono caduto adesso? Merda, dannazione! No, il Minotauro. Alcetto. Via. Calcetto. Alcetto. Via dalle palle. Prepariamoci la granatina. Aia, mi preso in testa. Arriva, boom, devo curarmi assolutamente, non ho niente per curarmi, sono un mito. Non ho niente
Devo prendere la pianta verde. Mamma mia, che schivata, eh. Oh, pezzi. Ma... Oh, oh. Mica che lancio la zia. Ok. Mamma, mi sono emozionato. Sì. È stato effettivamente muovere. Emozionante. Tra l'altro avevo visto una vipera, ma non so dove sia finita. Vipera. Vipera, scimmia, gru, mantide, tigre. Ok, ah. Oh. Oh. Metti un segnale blu. Intanto. Il ciclone preferito. Mi controlli se l'audio va bene. Sì. Sì, vabbè, quello c'ha la balestra pure. Aspetta, parla. Come ti raggiungo, amico mio? Mi ricorda molto la città infame di Dark Souls, questa zona. Non so perché. E intanto, segno blu. Sì, secondo me va bene, però se vuoi chiedi anche a Luca. Non so se io sono affidabile. A me sembra che vada bene. Poi ti lamenti della bassa autostima. Ma io ho una bassa autostima di me stesso. Ma sì, dai, stavo scherzando. Oddio, lui non l'ho visto. Grande. Prendi l'amore. Cosa? Il tizio. Ho capito. Ah, caduta. Oh, giuro signora. Aia, mi ha fatto malissimo. Forse la prima volta. La prima volta. Vabbè, amore, tu cerchi di sconfiggere una signora con un coltellazzo, con un coltellino. A parte che prima morte cosa? Anche ieri ero morto, però... Vabbè. Era lunedì, comunque. Infatti. Guarda, oggi sto male, davvero. Cioè, non so che fare il mio. Guarda, gli attacchi alla maggior parte dei nemici possono essere oggi parati con alcuni. Oggi sei un po' confuso. Oggi sei un po' sei. Oggi sei uno. Oggi e i maledetti scarafaggi. Le occhi. Allora, tiriamoli tutti qui. E poi gli tiriamo una bella granatona. L'uomo mucca. Tanto lui è lento e scarso. L'uomo sapiens. No, l'uomo... Aia! 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 Sono fatto fregare come uno stolto. Stai per fare la terza morte. Fai attenzione. Mamma mia. Aki's love. Baby, come on me. Come on me. No. Beh, devo dire. Ci voleva. Ti stai un po' rimbambendo. Sì, può essere. Hai finito? No. Okay. Facciamo che evitiamo questa zona, ci andiamo poi. Proviamo a vedere di là. Ah, ma aspetta, ma lì c'è la barca. Non ho provato ad andarci. Pianta
Carta gialla, cassettino, coltello da cucina, vedi? Qua è più tranquillo, c'è il mio piccolo rifornimento. La pistola, pesetas. Di tutto, pianta rossa. Altri proiettili. Ma è fucsia con la pianta, non è rosso. Rosa. Anche le rose sono rosse. Le viole sono blu. E infatti si dice rosa rossa. Cos'è? Ah, un pesce. Se gli sparo? Rose rosse. Spara, muore, gli giustamente. Ok. Ma quel bestione che c'era prima, dove sarà? Possiamo andare in barca? No, serve da usarci. Non si lascia il serbatoio a secco. Ah! Cos'è che serve? Oh, meno male che l'ho visto. Cosa? Il medaglione blu. Uno di 5. No. Sì, quindi devo trovare acqua. Ah. Ok, ce n'è da mettere altri due, questi esagoni. Madonna, quante cose da fare. Ok. Bea, cosa ne pensi di quel coso che si è visto prima? Di quella specie di... Mosasauro, sì. È strano e figo, però non l'ho visto molto bene, spero che più avanti si vedrà meglio. Strano e figo. Sass. Il suo primo sass! Di chi? Sasso. Ah. Niente, scusa. Pensavo avessi detto Sas. Mi stavo per emozionare. Ho detto Sas. Ok. Vediamo qua sotto cosa c'è. Ok, cassetto chiuso. Che skin di me. E non puoi aprirlo? No, non ho la chiave. E dove le trovi la chiave? Che ne so, quando la troverò te lo dico. Sarà in giro. Pesetas. Ah, il pesce è saltato qua. Sì. Serve la barca, quindi non posso andare. Devo andare per forza di là. In quell'inferno di gentaglia. Guarda bene che qua non ci sia un altro coso azzurro. Dici? Potrebbe esserci. Non lo so, di solito sono all'aperto. Ci sono dei pesci. Cosa c'entra? Non diceva qualcosa su allevamento di pesci? Io non ne vedo neanche uno. Sai con Nicola originante. Non l'avevo già aperta sta porta. Boh. Ah, schifo. Ma se riuso il binocolo qua mi fa vedere quel coso. Vediamo. Vedi, ci sono dei dettagli che possono interessarmi. Laggiù? Sembra ci sia qualcosa là. Sì. È vero, Leon. Poi ah, guarda quella roccia tutta poligonale. Una roccia. Una roccia. Va bene. Avrei dato solo la libertà di usare il binocolo sempre. Invece. Ma cosa devi avere per usare la barca? Il serbatoio... c'è il serbatoio vuoto. A. B. C. D. A, B, A, B. Ho sbloccato una nuova skill dopo la bicicletta. C'è? D, A. A. B. C.
Sì. Di Nosauro. Allora devi dire tu la. Lo so, è vero. Via dalle palle. No, potevo accoltellarlo. Aia, potevo schivare, non l'ho fatto. Aia. Che mazzata sta là. Attento, arriva una è vecchia. È proprio un boss di Dark Souls. No. Occhio, quanta gente. Ma la vecchia ha tirato ha tirato l'ascia in testa al Minotauro. Oh, ma si sono picchiati da soli. Il Minotauro ha picchiato la vecchia. Se mi abbasso posso schivare. Troppo vuoi. Spara la vecchia. Che fatti di male. Ha un'ascia in mano. Potrebbe essere un'ottima motivazione. Oh! Olero. Mamma mia che schivata. No, questa. Un'altra vecchia. No, è sempre la stessa. Oh. Perché ha il collo storto quella vecchia? Ma che ne so, perché è tipo infettato. Perché è uno zombie. Non sono zombie, Luca, no? Sì, sono zombie. No. Sì. Sono infettivo, sono zombie. Tu eri tipo infettata. E non so, sì. Perché... vabbè, gli zombie cosa vabbè, sono? Infetti, mezzi zombie. Anche gli zombie sono infetti. Sì. Allora, va bene, sono infetti. Allora, su The Last of Us sono infetti, quindi sono zombie. No, io ho detto che gli zombie sono infetti, non che gli infetti sono zombie. Cioè, non... boh. Gli infetti possono essere anche vivi. Sì. Se non per forza nella nel gruppo degli infetti sono compresi gli zombie. Appunto. E gli zombie sono come un sottordine. Ti faccio un esempio di un altro gioco simile che è Dying Light. Anche lì c'è un'infezione. Ma molte persone sono vive e non sono degli zombie che corrono in giro a uccidere gente. Dying Light. La stessa. Dying Light. Dying Light. Anche perché gli zombie e i funghi non c'entrano niente. Quindi non so perché parli di zombie. Mangiano i funghi, lo sanno tutti. Sono dei zombie fungosi. Dei zombie. Degli zombie. Parli come George di Peppa Pig. Dinosauro. Dai. Sono esploso. Dai, bella. Ti sta bene. Ah, sono esploso malamente. Si dicono queste cose? Così non, fare non penso proprio. Giro. Non penso proprio. Io penso di sì. Oh madonna, quanta gente. Sono morto. Aia. There are a lot of people here. Scusa, Leon. Mi sa che devi prenderti una pausa. Stai continuando a morire all'infinito. Around the world. Vabbè, dai, amore, hai fatto un'ora e mezza di live. Va bene. Dai. Credo possa. È passare. Andato avanti, sei quasi diventato forte, hai farmato un botto di colpi, sei diventato enorme, hai fatto 2 morti, anzi 3. Va bene, per questo live è tutto, ci rivediamo nel prossimo video, voi seguitemi in tutti i social, tutti ragazzi. No, basta, smetto. Allora, ciao. Non mi chiamo Ciottolo io. Neanche Surri si chiama Ciotto. Caciotto. Dai, ciao.